Cioccolato bianco, cioccolato al latte, nocciole e Nutella. A cosa mi serviranno questi ingredienti? Seguitemi e scopriremo insieme qual è la ricetta di oggi. Peso all'interno del bimby 200 g di cioccolato al latte. Vedete, è molto semplice anche da rompere direttamente con i cubettoni che mi ritrovo. 200-250 più o meno. Proseguo facendo la stessa identica cosa con il cioccolato bianco. Possiamo in questa ricetta sostituire il cioccolato al latte con quello fondente oppure fare unicamente un tipo di cioccolato. Io preferisco mischiare quello al latte e quello bianco. A questo punto proseguo con uno dei superpoteri del Bimby. Vado sulla schermata delle funzioni, attivo il turbo, mi si chiude automaticamente e posso impostare 0,5 secondi, 1 o 2 secondi. In questo caso mi basta un secondo, metto sul selettore turbo e ruoto la manopola della velocità per iniziare. In pochissimo tempo mi dà una botta secca in modo da tritare il cioccolato. Di queste operazioni le faccio, queste operazioni le ho fatte 2 volte, lo ripeto per altre 2 volte. A questo punto ritorno sulla schermata delle funzioni, deseleziono il turbo, sempre da qui, i braccetti si apriranno in automatico e posso continuare la mia ricetta. Questo è il risultato. Il cioccolato ben tritato. Proseguo riprendendo sempre la bilancia e andando a pesare 100 grammi di Nutella. Ecco, chiudo con il coperchio, chiudo la bilancia. È in modalità manuale perché questa è una ricetta che oggi farò in modalità manuale, non sta su Cookidoo. Imposto 5 minuti come tempo, mi metto sulla l'icona centrale che è la temperatura, imposto 70 gradi e come velocità imposto velocità 1. Per questa ricetta ci servirà una teglia da plum cake. Io utilizzo questa in silicone perché mi viene più agevole e facile. Ancora non vi ho detto qual è la ricetta che stiamo svolgendo. Intanto iscrivetevi al canale. Eccoci, apriamo con il coperchio e questo è il risultato dopo 5 minuti. Proseguiamo la ricetta aggiungendo, riprendiamo la bilancia. E aggiungiamo le nocciole già pelate. Ne mettiamo circa 250 grammi. Adesso per 4 minuti a 70 gradi, quindi sempre in modalità manuale, vado a impostare 4 minuti nel settore della temperatura, 70 gradi. È importante in questa fase ricordarci, visto che è una ricetta in modalità manuale, ricordare di mettere l'antiorario, perché adesso abbiamo messo le nocciole, quindi le lame devono girare nel senso non tagliente. Imposto l'antiorario e mando a velocità 1. È arrivato il momento di dirvi qual è la ricetta che stiamo svolgendo. Visto il periodo, è un torrone natalizio. Nocciole, ingredienti, 3 semplici ingredienti. Nocciole, cioccolato e Nutella. Un pizzico di golosità ci vuole. Durante queste vacanze, anziché comprare roba confezionata, il torrone natalizio lo possiamo fare col nostro Bimby. Eccoci. Premiamo il pulsante per far smettere di suonare il bimby. Vi faccio vedere qual è il risultato. È veramente
Una roba golosissima. Questo composto lo verseremo nella teglia che vi ho fatto vedere precedentemente, la teglia del plum cake. Completiamo e spalmiamo bene il composto senza lasciare un briciolino. È una roba sicuramente non dietetica, però ogni tanto uno sfizio. Pareggiamo tutto il composto nella teglia, così come vedete, e manteniamo in frigo per 3 ore. Vedremo quale sarà il risultato. Passate le 3 ore, ecco il risultato. Si è solidificato, quindi tiriamo fuori dalla teglia. E questo è quello che è venuto fuori. L'assaggio. Delizioso. Mi raccomando, ricordatevi di guardare questo video e di iscrivervi al canale. Scrivetemi nei commenti se provate questa ricetta e cosa ne pensate.